Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento con gli special di Otaku TV Italia. Io sono Gabriele Valenti e oggi sono in compagnia di un cosplayer. Federico, ciao, piacere. Lui è Federico Bianco, un cosplayer che sta emergendo nell'ultimo anno. L'ho seguito parecchio nelle preparazioni che ha fatto e come interpretazione mi piace molto il suo personaggio che ha portato oggi, di cui c'è un elemento. Ci sono un pezzettino oggi. Un piccolo elemento sul divano. Bene, Fede, allora, quanti anni hai? Ho 23 anni, compiuti da poco, giusto il 2 di agosto, quindi okay. Freschi. Perfetto. E cosa fai nella vita? Nella vita ho finito di studiare tipo un anno fa, okay. Adesso sto un attimo rilassando. Anno sabbatico. Anno sabbatico. Ok, dunque, entrando nel vivo della intervista e tutto quanto. Dunque, questo personaggio qua, se non sbaglio, rappresenta Shepard di Mass Effect. Giusto. Ok, partiamo dal progetto che hai avuto in testa di fare questo personaggio. Perché l'hai scelto, cosa ti è piaciuto e come l'hai realizzato? È partito tutto dal fatto che sono un grande appassionato della saga di Mass Effect. Ok. Purtroppo giocando solo sulla Play 3 non sono riuscito a giocare all'1, quindi dovrò rimanere per il pezzo. Poi è uscito tutto quando è uscito il terzo di Mass Effect, mm-hmm. che con la Collector Edition davano la targhetta N7, con la Collector. E ce l'avevo lì sulla scrivania e avevo in mente di farmi un progetto, un'armatura per fare appunto poi gare cosplay e tutto quanto. Ok. Perché volevo dare un pizzicorino in più alla vita. Qualcosa in più. Perché ho iniziato a fare un cosplay da un po' di tempo, mm-hmm. e volevo fare un passo successivo, cioè iniziare gare e cose così. Ok. Non limitarmi solo a girare nelle fiere così. Sì. Ho visto sta targhetta. Ma sì, facciamo completamente anche l'armatura, tutto qua, proviamoci. E poi è uscita. Ok, come realizzazione di per sé hai trovato delle difficoltà? Hai avuto un attimo di smarrimento in cui hai detto no, lascio perdere? Sì, forse quello sì, tantissimo. Già solo dopo il primo bracciale ho detto no, aspetta, perché cosa sto facendo? Perché lo faccio? Perché lo sto facendo? Poi guardando su Google immagini così, gente che l'ha realizzato, vedendo anche i tutorial, ho detto dai, è più facile di quel che pensi, e giorno per giorno, facendo pezzettino per pezzettino, poi lasciando anche stare per qualche settimana giusto progetti per abbandonati. Progetti abbandonati, dopo un mesetto, due, è uscito fuori. Ma perfetto, quindi dopo un mese tu hai avuto la realizzazione completa dell'armatura, un mesetto e mezzo, mi completa così. Non del tutto, perché avevo solo torso, cioè la parte principale, senza elmo e fucile. Ok. Quelli lì sono venuti a step dopo. Ok. Hai avuto difficoltà nel fare, perché io per esempio nel lavorare magari un progetto posso trovare difficoltà nel realizzare l'elmo. Tu hai avuto difficoltà a realizzarlo oppure no? Ma l'elmo devo tutto a Peppa Pur. Grazie Peppa Pur. Mi ha dato una mano assurda perché ero tempi strettissimi, perché dovevo realizzarlo in una settimana. E ho detto o lo faccio, la Peppa Pur, 2-3 giorni sono riuscito. Ok, sì, perché io sono dei fogli di Peppa Pur e alcuni sono tipo sì. 500 fogli, va bene così. Questo molto bene, erano 9 fogli, quindi sì, è stata una cosa rapida. È andata abbastanza bene. Invece per quel che riguarda il materiale che hai usato, è stato facile reperirlo, hai avuto difficoltà a lavorarlo, hai seguito dei tutorial, com'è andata questa cosa? Il materiale ho cercato un po' su internet per cercare quello migliore, quello che si adattava meglio, quello anche con i disegni migliori qui per fare tutta questa parte qui tutta ruvida che sembra fatta a mano, ma in realtà è solo la trama della materassina. Perfetto. Perché ho cercato il più possibile di riprodurre il mio Shepard che giocavo nel mio videogioco. Ah, okay. Quindi non l'immagine che si vede in giro le copertine così, ma il mio personale. Mio personale. E allora ho cercato, alla fine mi sono girato anche vari Brico Center, tipo quei così per il fai da te, finché non ho trovato questo tipo di materassina e da lì ho iniziato a costruire. Bene, ma invece quello che riguarda vedo anche qua luci, poi spiegheremo il perché di lucine, ma quello lo vedremo più avanti. Vedo qua anche delle luci, la parte elettrica invece,
è stato sempre curato da te, ti sei fatto aiutare, perché io per esempio per le cose che faccio mi faccio aiutare tipo al 70%. No, diciamo che qui ha giocato tanto mio padre, che è elettrotecnico, che saluto. Ciao! E quindi con impianti elettrici tutte sì, quelle, ci mangia. Ci lavora ormai da anni e anni, quindi è stato un niente per lui. Perfetto, quindi praticamente in questi... Sì, gli ho detto, pa, mi servirebbero delle lucine. Ta 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 ta, fatto. Perfetto. Quindi, ovviamente le luci, io mi sto mettendo dal vivo, non ha solo luci qua no, sull'elmo, ma anche dietro, insomma è una cosa un po'... Sì, diciamo che io ho recuperato i materiali che ho dato lui, fai tu. Fai tu, tieni. Bene, bene, ma com'è nata questa tua, adesso tornando indietro, tornando a bomba del discorso, questa tua, chiamala pure passione, per il cosplay, quando e come è nata? Cioè c'è qualcosa che ti ha fatto dire... Io voglio fare cosplay nella vita. È uscito tutto così all'improvviso, il giorno prima del Torino Comics di 5-6 anni fa. Quindi parliamo del 2009? Sì. Allora. Più o meno sì. Ed ero appunto in piazza con degli amici, parlando così, fanno, ah, domani c'è anche il Torino Comics, così. E io quasi quasi, dai, facciamoci un salto, andiamo a vedere com'è. Perché appunto ero appassionato solo di Bleach all'epoca, quindi... Volevo un po' vedere la situazione così. E allora mi fanno, ma sai, c'è anche il cosplay, cos'è così? Cos'è il cosplay? Cos'è sta cosa? Non l'ho mai sentita. Ah, un attimo, sono andato a casa, ho cercato forse, così. E in un pomeriggio mi sono tirato fuori una botta di cosplay, proprio fattissimo. Sì, anche a me era successo nel 2011 circa, con... mi hanno detto circa un mese prima, ah dai, andiamo a Torino Comics. Io già gli ho detto, vabbè, andiamo a Torino Comics. C'è il cosplay, per me che sono plebeo sarebbe... Cosa sarebbe? Esatto, e da lì poi vabbè, ho tirato fuori il vestito di Rorschach, forse tu l'avrai anche visto. Sì, sì. È bello, un bel vestito. Comunque, dunque, quindi tu hai avuto praticamente questa ispirazione un bel po' di anni fa, quindi 2 anni prima di me, che non è male. E vabbè, di là non la vedete, c'è l'armatura smontata dentro uno scatolone gigantesco che poi dopo faremo vedere tutta quanta estesa, vi assicuro che è una figata pazzesca. E hai intenzione di fare altre armature ora che hai capito come farle e come progettarle? Sì, ne sto già facendo un'altra che sta andando avanti in questi giorni, spero di portare poi al set a Bra. Ok. Quindi anche lì sono di nuovo tanti stretti ancora... Gambe, braccia, ricolorare tutto. Quindi no, io so cos'è ma non diciamo cos'è. Vedrete. Esatto, una cosa un po' nucleare. Dunque, se per esempio venisse da te un ragazzo e ti chiedesse, ascolta Fede, io devo fare un'armatura, mi puoi consigliare, puoi darmi una mano, puoi dirmi come, come dove trovare i materiali, come lavorarla, tu te la sentiresti di aiutare una persona? Quello sì, perché già anche su Facebook c'è gente che mi chiede dove posso trovare queste materassine, che cosa posso usare, come colorare, che file hai usato, che immagini hai usato, come fare la musica, video, lì per le scenette. Ok, sapete che il prossimo sarò io. Come? Non è vero. No, perché ti dico, io... per me le armature da vedere sono fighissime, io volevo realizzarne una. Solo che A, mi manca tempo, B, lo spazio, C, mi manca proprio la competenza nel saper fare l'armatura. Tu ad uno come me cosa consiglieresti per provare a fare un'armatura? Dipende anche che tipo di armatura. Molto bene, molto bene. Perché finché è solo una come questa, che è abbastanza facile, non ci vuole tantissimo. Mm. Se vuoi già fare qualcos'altro di più meccanico con parti mobili, quelli di Iron Man, quelli di Iron Man, così. Prendi più attimo di tempo, pensaci bene. Quindi i consigli principali sono magari informarsi su internet, vedere dei tutorial. Sì, quelli tanto la rete è piena, e ce ne sono tantissimi di tutorial. Ok, puoi avere pazienza. Sacco, manualità secondo me non deve mancare. Quella sì, è una base molto fondamentale, perché se manca quella... Aia! È un po' difficilotta farla. Okay. Lì Pepacura aiuta tantissimo, perché comunque facendo già il progetto, poi usando la vetroresina, aiuta sì, molto. Cosa. Però con materassine così è già un altro discorso. Ok, io
lo dico per chi non conosce Sempre Paura, è un programma, se questo si può dire, sì, sì, dove si possono scaricare dei file già progettati e precostruiti con sopra tutta una serie di disegni che montati andranno a formare o un'armatura o un accessorio. Io ho visto una cosa del genere all'epoca montando il casco di con un mio amico di Fallout New Vegas, facendo il ranger della New Republic California, quella cosa sì, lì. E abbiamo trovato, tra virgolette, delle difficoltà perché riguarda appunto la parte in vetroresina, quindi da rivestire vetroresina, stuccare tutto quanto. Io ho provato a fare l'elmo di Doom e mi sono fermato alla a una calotta più occhio, poi ho detto via tutto perché ho detto non fa per me. Meglio di no. Esatto, meglio di no. Anche se Doom mi sarebbe potuto fare un personaggio perché non è difficilissimo. Invece per me riguarda proprio la parliamo proprio del lato tecnico dell'armatura, quindi quel che riguarda le movenze sul corpo. Quindi, con l'armatura indosso, riesci ad avere la piena mobilità oppure ti senti un po' costretto? E diciamo che si fa sentire addosso, perché alcuni movimenti devi proprio scordarti, tipo sì, non ti catterai mai. Anche solo sedersi così devi fare dei pezzi già un po' più mobili che diano la possibilità di sedersi. Sì, avevo pensato se dovessi poter fare un'armatura per sedermi, tipo la parte sotto in stoffa, in modo che se mi siedo sono tranquillo. Però tipo io mi sdraierei sulla panca e vengo a mettere più da qua. La mia seduta è prendo l'appoggio sul mobile e sto così quello e quando mi siedo. Quindi c'è anche, tra virgolette, una certa scomodità. Però lo si fa perché comunque la gente ti riconosce, vederti comunque... Vedere solo la faccia di stupore. Oh, esatto. Mio Dio, la faccia di Shepard vale tutti i mesi di sacrificio, esatto, e le torture che sto provando in quel momento. Tutte le mie torture incredibili e immaginabili. E quindi, oltre al fatto di anche mobilità, c'è anche un fatto di sopportazione dell'armatura, perché non tutti sopportano magari certe giunture sull'armatura, il peso, e stringe, quindi si deve essere anche, tra virgolette, abituati a portare l'armatura oppure lo possono fare tutti quanti? Ma diciamo che si possono farlo tutti quanti perché comunque l'armatura è disegnata sul proprio corpo. Ok. Quindi per me può andare benissimo perché calza a pennello come una maglia. Certo. Per altri può essere troppo stretta, quindi impedisce il respiro, impedisce alcuni movimenti. Questa qui, essendo fatta su misura per me, ho i miei movimenti, tutto quanto. L'unica cosa appunto è un po' le giunture, che quelle con lo spessore così non si muovono benissimo, però sì, quello è, sono sacrifici che si possono fare, ovviamente, ne so qualcosa. Quindi abbiamo parlato di questa armatura, di come l'hai realizzata e tutto quanto. Per quello che riguarda invece i tuoi progetti futuri, appunto abbiamo detto di questa cosa qua che la vedremo a Bra, si spera, speriamo di vederla a Bra. E ho visto che hai anche aperto una pagina cosplay, di quale io ho subito condiviso, messo like, subito tutto. Ero tentato e alla fine, due giorni fa, l'ho fatta che aprire e boh, via. Hai fatto benissimo, perché alla fine il social, che è Facebook, che ha una utenza mediatica che è gigantesca, ti porta un sacco di visualizzazioni. Io lo sto notando per esempio con la mia pagina fotografia, per fare un paragone. Ho visto che in pochi giorni... un esplai incredibile. E praticamente ti porta anche una visibilità maggiore, quindi può essere che magari la tua pagina che hai aperto in questi due giorni si renda visibile anche a occhi di altre persone che ti dicano Shepard, tieni una piena, speriamo. Ma adesso ti faccio un po' la domanda da $1,000,000. Tu te la sentiresti di prendere delle commissioni per fare della natura? Bella domanda. Aiuto da casa c'è. Quello non so, perché dipende anche dal tipo di armatura e da quanto sono impegnato io. Certo. Finché è una cosa per me, posso lasciarla anche stare per una settimana o due senza che abbia problemi o così. Invece se già su commissione, mi darebbe un po' più fastidio lasciare il progetto lì fermo e mi concentrerei solo più quello, portando via il tempo a me stesso. Sì, tu quindi dici, io se devo fare qualche cosa dovrei vedere il progetto, quanto tempo mi porta via. Diciamo più che altro per lo fare per amicizia. Cioè, quindi finché uno mi è caro amico, così posso anche fargli
Niente, l'armatura non so, però un accessorio, un fucile, una spada, così potrei anche farla. Ok. Niente, l'armatura è già più da vedere. Un problema. Vediamo. Ok. Allora, io a questo punto manderei le foto della tua armatura durante la realizzazione. Per far capire... Un pochino però. Un pochino, non è un problema. Infatti poi le vedremo bene tutto quanto, in modo che la gente si renda... Perché non abbiamo parlato fino adesso. E la gente si renda conto di cosa vuol dire creare un'armatura da zero. Quindi mandiamo l'immagine dell'armatura del nostro Shepard Federico con l'elmo sul divano e ci vediamo dopo. Perfetto, bentornati, avete visto le immagini della lavorazione dell'armatura di Fede. E a vedere non sembra un lavoro difficilissimo. A vederle tanto. Perché anche quelli che sollevano pezzi non sembra difficile. Esatto. Allora, dunque, adesso proseguiamo nell'intervista chiedendoti quali sono le prossime fiere, dove possiamo vedere Federico nei panni di Osce, fatto quello che darà in futuro. Ah, diciamo appunto la prima sarà Bra, che ci sarò anch'io. Poi le altre... Luca Comics. Luca Comics, sì, quella c'è. Luca Comics, anche ci becchiamo che gli manchiamo qualcosa. E lì spero appunto di partecipare alla gara già con l'armatura quella bella, anche con tutte le armi, cose così. Sì, visto che Bra l'arma non riuscirò a portarla perché... Non è come te. Non è semplicissimo a farla per quella che ho in mente. Ok. E le altre non lo so perché dipende dalla giornata, certo. Anche dalla vicinanza e da come sono messo in quei giorni, ovviamente. Quindi di sicuro a Bra ci sarò. E a Bra non ci piove. Poi sarò a Luano, però sarò molto... Sì, anche noi. Sarò in versione estiva, quindi non sarò in armatura niente. Esatto. Così. E poi le altre... Sì, quelle che verranno... Ci saranno altre fiere in cui andrò. Ok. Dunque, invece parlando di fiere, quali sono le vittorie che ricordi maggiormente, ma non per le esibizioni che hai fatto, quanto per il pubblico che ti ha dato te stesso, quel crollo del pubblico? Ah, quella che mi ricordo meglio è stata la mia prima vittoria che ho fatto a Galliate, quella dell'anno scorso, che avevo soltanto l'armatura, quindi era solo in fase beta, non avevo ancora né il casco né il fucile, quindi era solo in fase beta. Ok. Diciamo che è stata bellissima perché anche quando sono salito sul palco vedere tutto il pubblico che ha iniziato a applaudire, persino i giurati così che si alzavano in piedi e applaudevano, mi sono persino commosso a un certo punto che mi è pure caduta la spallina per no. Spallina commossa. La spallina commossa che è caduta, io l'ho guardata così. E comunque quella è stata la mia prima vittoria, quella che mi ricorderò meglio di tutte. Ok, io mi ricordo anche, perché ovviamente insieme, a Vinadio, che anche la boom ovunque. Anche lì Vinadio è stata molto molto bella come pubblico, sì. Perché era proprio di famiglia, tra virgolette. Dunque, le fiere che ci vedremo, quindi saranno sicuramente il Bra il 7 di settembre. Ti vedremo a Cassano il 14 settembre. Penso di sì, vediamo. Vediamo la beta. Sì. Poi sicuramente Luca sì. Prima, sicuro. Comunque se non c'è la beta ci sarà. Sì, sarà Shepard testato e tutto quanto. Bene, io direi che possiamo concludere l'intervista, anche perché comunque il tempo a nostra disposizione è finito. Purtroppo è finito il nostro tempo. Però sì, dunque, lui è un cosplayer che io, ripeto, seguo da un annetto circa, da quando sei proprio emerso nella scena. Sì, da diciamo da quando hai iniziato a farmi l'armatura. Esatto. Lì che è iniziato. Esatto, sei emerso da lì, io già vedevo che eri già nell'ambito del circolo dei cosplay, quelli fatti bene, come l'hanno preso Shepard. E più di continuare su questo piano, figlio mio, continua così. E niente, per tutti quanti l'appuntamento è, vi ricordiamo, il venerdì live
per il mese di agosto, che ci sarà il 22 di agosto e il 29 agosto, saremo dalle 16 alle 17 sul canale 613 del digitale terrestre, 5613 per chi ha Sky, con l'Otaku TV Show live. Invece tutti i sabati dalle 19.30 alle 20 ci sarà l'Otaku TV Show, che siamo ancora nella nuova stagione, cambieremo il nome di questo Otaku TV Show. Ne vedrete delle belle, anche delle sorprese, degli ospiti. Ci sarà insomma un rinnovo molto molto bello, molto armonioso. Con questo vi saluto, saluto il nostro amico Federico e ci vediamo alla prossima per un altro special. Ciao a tutti, ciao ciao!